Chissà che coppia Topolino e Spider-Man. Sì, perché la parola Panini non è più sinonimo solo di figurine, ma anche di fumetti. Basti pensare che la Panini Comics, nata come Marvel Italia, è una delle realtà editoriali più importanti. Dalle nostre parti Iron Man, Capitan America, Hulk, insomma i supereroi Marvel sono targati Panini. E adesso i topi e i paperi. Cambiano casa, si diceva sul web da un po' di tempo, oggi la conferma da alcune agenzie di stampa che parlano di un accordo preliminare per la divisione periodici della Disney, quindi anche per riviste come Winnie Pooh, Bambi e Witch. D'altronde non sarebbe la prima volta che gli eroi Disney cambiano editore, portati in Italia negli anni 30 dall'editore Nerbini, poi a lungo dalla Mondadori, poi la Disney Italia. Adesso da Modena arriva un no comment e da Milano i sindacati guidano la protesta dei dipendenti Disney che contestano il cambio di sede e da Milano all'Emilia Romagna già si parla di scioperi. Insomma, al momento a Paperopoli nessuno sta preparando le valigie.